Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi altro video spacchettamento, aiuto, sono tantissimi, da AliExpress. Spostiamoci sulla scrivania così vi faccio vedere in dettaglio tutte queste cosine che mi sono arrivate. Eccoci qua, allora iniziamo subito perché sono tanti. Allora, primo pacchettino, ovviamente non ve lo ripeto, li ho già aperti perché non potevo aspettare di averne per fare il video. Allora, questa è una penna ed è stupendissima. Allora, è rose gold e non ha dentro gli Swarovski, praticamente c'è dentro un liquido con i glitter, sempre sui toni del rose gold. Adesso ve la faccio vedere meglio. Eccola, guardatela che bella. E qua praticamente c'è dentro un liquido con i glitter. Allora, la punta viene fuori girando e scrive di nero. È una penna normale, non gel, bellissima. Bella bella rose gold, veramente stupenda. Nell'info box comunque poi vi lascio i link di tutti i prodotti, Poi pacchettino numero 2. Qui abbiamo questi bottoni in legno con la scritta handmade with love. Eccoli, molto carini. Potrebbe essere un nuovo elemento che vado ad aggiungere sulle agende che creo. Mi piace, bella, belli, belli. Poi, altro pacchetto. Allora, qui sono arrivate le paillette a forma di fiore. Allora, di queste avevo già aperto la disputa e mi avevano rimborsato, vabbè erano 99 centesimi, perché l'ordine di questi l'ho fatto a settembre, quindi ottobre, novembre, dicembre, gennaio, sono passati 4 mesi, cioè dopo 4 mesi mi sono arrivate, guarda, non ho parole. Comunque vabbè, sono belline a forma di fiore. Poi, pacchetto numero 4. Qui abbiamo un cartoncino e questo magnifico clear stamp. Allora, è un quadrato, dovrebbe essere grande, penso 10x10, e ci sono tutte queste scritte, è fatto tutto di scritte. Girl, ma alcune non si capiscono, secondo me non sono frasi di senso compiuto. Comunque mi piaceva come possibile sfondo per qualche card o anche per qualche decorazione agenda. Poi pacchetto numero 5, altri clear stamp. Allora, questo clear stamp è un calendario . Allora, qua c'è un orologio veramente fatto con i numeri che non si capiscono neanche. Questa dovrebbe essere una macchina da scrivere anticola e questa dovrebbe essere una macchina fotografica antica. Che cosa ho detto? Poi qui c'è scritto This Week in Review. C'è il calendario dall'1 al 31. Ah, qua i giorni mi sa che si staccano, presumo singolarmente, no, questo è tutto attaccato. Ah, ok, sì, è un riquadro tutto attaccato, penso che qua si possa andare a mettere lunedì, martedì, mercoledì, però ovviamente è fisso, quindi qua ci sono Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday con la righettina, e poi ci sono tutti i calendari, quindi qui col primo posto c'è questo, appunto, che parte dal secondo c'è questo, dal terzo, dal quarto, dal quinto, dal sesto e dal settimo. Quindi diciamo abbiamo tutti i numeri in ordine di modo da creare i nostri calendari mensili. E sopra abbiamo le scritte da Monday fino a domenica, invece da domenica fino a sabato, per chi preferisce fare
in modo diverso a partire dalla domenica. Poi qui altri clear stamp, e qua ne abbiamo due pucciosissimi. Allora, questi sono tutti dei gattini troppo carini. C'è il gattino che esce dalla scatola, il gattino col campanellino, un altro così, questo da dietro, c'è il topolino, questo che dorme, il cuscino, quest'altro che dorme, il gomitolo, la ciotolina col pesce, il cuore. You are the cat's pyjamas. Bellissimi, molto molto carini, molto pucciosi. E poi quest'altro clear stamp con sempre personaggini pucciosi. Abbiamo due topolini, abbiamo la matita, la mela, ABC, c'è il pulmino della scuola, la scritta teacher, friend, la volpina e l'orsetto con lo zaino. Quindi questo potrebbe servire per fare una card o la decorazione del back to school. Poi abbiamo quest'altro pacchettino e questa volta abbiamo dentro gli stencil. Allora, ve li mostro uno per volta. Abbiamo questo, dove fa tutte le sagome dei cuoricini, che io ho già provato ed è molto molto carino. Poi quest'altro stencil, bellissimo anche questo, è molto vintage, ci sono i vari orologi, le varie lancette con i numerini, molto vintage. E l'ultimo di questi stencil, questo, dove abbiamo queste trame, quindi questo che è il manto della zebra, poi ci sono questi quadratini, questo motivo e questi pallini, anche questi sono un po' piccolini, vabbè, basta usare il nastro carta e non dovrebbero esserci problemi. Infine l'ultima busta contiene ancora clear stamp e ne abbiamo dentro, cioè, ne ho trovati dentro due, e sono questo, sempre della serie Siamo Pucciosi, e ci sono tutte queste volpine, visto che vanno tantissimo di moda le volpine, c'è questa che dorme, questa col cappellino, con la piuma dell'indiano, con gli occhiali, insomma molto carine. Poi ci sono delle scritte Hello Foxy, Merry Christmas, Sweet Wishes, Feel Better Soon, For My Foxy Friend, Thank You, Happy Birthday, Hello Beautiful. Stavolta sono scritte giuste, perché una volta ho trovato, dove c'erano gli unicorni, una scritta che non era, secondo me, corretta. E l'ultimo stencil, bellissimo anche questo, per le amanti o gli amanti del caffè. Guardate qua, abbiamo i chicchi del caffè, la mug di cartoncino, quella da portare via, la bustina del tè, altri chicchi, cucchiaino, la tazzina col cuore, un'altra tazzina, la tazzina con le zollette di zucchero. Insomma, molto 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 bella anche questa. Questi sono praticamente tutti ordini del 11-11, a parte lo stencil di questo calendario che l'avevo ordinato a ottobre. Anche questo, infatti, stavo facendo l'apertura della disputa, ma poi il venditore mi ha detto di aspettare che me l'avrebbero rimandato, allora ho cancellato la disputa, mi hanno allungato ancora i giorni e alla fine è arrivato. E come vi dicevo, invece queste paillette ci hanno messo 4 mesi, infatti ormai le davo per disperse. Niente, questi sono tutti i miei super acquisti arrivati da AliExpress, sono tutti bellissimi. Vi ripeto, nell'info box vi lascio il link a tutti i prodotti. Mettete un bel pollice in su al video, mi raccomando, commentate per farmi sapere cosa ne pensate e ovviamente continuate a seguirmi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!